Camminando qui per Fontana la Macchia ci è venuta questa idea, insomma, anche perché qui siamo all'interno del Parco dei Monti Ernici Simbruini, zona di tutela ambientale totale, è una ZPS. All'interno poi ancora dell'Oasi del Capriolo che era preesistente. E adesso col Parco Avventura che è stato appena realizzato, è un Parco Avventura che consta di 10 percorsi, se non il più grande della regione, fra i più grandi. E in questa meravigliosa località, come ho già detto, soggetta a tutela totale. Questo è il motivo principale per cui è nata questa iniziativa, un'iniziativa che è figlia di un project financing che ci ha visto camminare a braccetto con l'amministrazione comunale, che ci ha dato una grossa mano, alla quale rivolgiamo un grandissimo diciamo grazie, ma in particolare, e qui ci teniamo insomma, al grande Claudio Guerriero di nome e di fatto, al quale siamo molto vicini e al quale dedichiamo insomma, un pensiero di pronta guarigione, perché sia qui il più presto possibile. La finalità del Parco Avventura è sicuramente quella di promuovere il luogo che lo ospita, insomma, quindi le bellezze naturalistiche anche di Vico nel Lazio e quindi del Parco dei Monti Ernici Simbruini e di questo bellissimo querceto. E non solo, ma anche quella è un'attività che è utile alle scuole. Per alcuni istituti, per esempio quelli all'indirizzo sportivo, è disciplina didattica, per cui le scuole risultano essere tra i maggiori fruitori, insomma, di questa attività. Ringrazio la società Vico Avventura per aver proposto al Comune questo progetto, questa iniziativa. È importante per il Comune di Vico nel Lazio avere un punto di ritrovo, di attrazione turistica, quindi una frizione, io la intendo più come ecoturistica, proprio per sensibilizzare il turismo all'ambiente. Quindi anche una sensibilizzazione è dovuta per la questione appunto ambientale che il Comune di Vico nel Lazio, essendo estesa la maggior parte della superficie sulla parte ambientale, quindi non antropizzata, è importante riprendere, riqualificare, valorizzare e sostenere l'ambiente. Quindi ringrazio comunque Vico Avventura per questa proposta, che sia un luogo di ricettività, di attrazione appunto turistica e anche di appunto sensibilizzare i cittadini e anche i turisti verso l'ambiente. Il Parco Avventura è un parco pensato proprio per tutte le fasce d'età, infatti ci sono vari livelli di difficoltà, dai bambini, si parte proprio dalla fascia della tenera età fino all'età adulta. Quindi è importante anche avere la conoscenza, no? la sostenibilità e proprio il rapporto che si deve creare con l'ambiente. Oggigiorno siamo alla ricerca di queste attività, soprattutto outdoor, quindi all'aperto. E anche il Covid comunque ha aiutato, no? Tra virgolette, aiutato per modo di dire, a portare avanti insomma, la questione di approccio verso la natura, verso l'ambiente. Ovviamente lo dedichiamo al nostro sindaco Claudio Guerriero, che ha creduto tanto in questo progetto. Oggi è veramente una giornata particolare per Vico nel Lazio, questa amministrazione che sta cercando di valorizzare in maniera esponenziale quello che è la nostra bellezza, la nostra natura, e il Parco Avventura è uno dei tanti tasselli che l'amministrazione sta mettendo uno dietro l'altro per essere recettizia dal punto di vista turistico. Abbiamo queste bellezze naturali che ci invidiano tutti e quindi noi dobbiamo valorizzarle nel migliore dei modi. E siamo contenti che imprenditori vengano nel nostro territorio e investano per quella che è un'idea che noi abbiamo comunque appoggiato immediatamente. Ringraziamo tutti quanti per questo impegno che stanno mettendo nel coadiuvare l'amministrazione nel raggiungere gli obiettivi.
tutti i livelli, a livello comunale, a livello provinciale e anche nazionale, perché stiamo lavorando per ricevere fondi e per percorrere ancora meglio questa strada di valorizzazione del territorio. E in questo momento pensiamo anche al nostro sindaco, perché in questo progetto lui ha creduto moltissimo e avremmo voluto che fosse lui oggi qui presente all'inaugurare questo che è veramente un bellissimo parco avventura. Ma ci sarà occasione futura, ci saranno altri momenti in cui lui sarà qui tra noi e potrà apprezzare quello che lui ha ideato, pensato e che adesso si sta realizzando. Oggi si inaugura questo parco, il parco Vico Avventura, che sta in quest'oasi meravigliosa, un'oasi sulla quale abbiamo lavorato tantissimo, è stato oggetto di investimenti, è stato oggetto di tutela nel corso di tutti questi anni ed è un posto straordinario, bellissimo, di grande pregio ambientale e anche di grande attrattività turistica. È un modo per avvicinare i ragazzi alla natura, farli divertire, ma fargli capire come ci si può divertire all'interno di un'area protetta e soprattutto a contatto con la natura. È bello, ben organizzato e l'invito a venire a visitarlo perché è un luogo davvero straordinario. Va detto grazie agli investitori, grazie alla società che ha fatto un investimento ingente e ovviamente tendente a crescere, perché hanno in mente un progetto di grande sviluppo di questo luogo. Grazie all'amministrazione comunale, qui sono presenti diversi amministratori, ma dobbiamo dirlo, diciamo, anche inviando a lui un abbraccio di pronta guarigione. Questo è un luogo sul quale Claudio Guerriero ha messo tutta la sua caparbietà e tutta la sua determinazione. Abbiamo dovuto affrontare diverse problematiche che abbiamo risolto nel corso di questi mesi, ma appunto c'è stata tutta la determinazione di Claudio Guerriero. Io l'ho sentito anche pochi minuti fa, è, diciamo, un miglioramento costante delle condizioni, e quindi da questo luogo, che per lui è un luogo simbolico, è un luogo importante per, diciamo, tutto il suo attivismo, gli inviamo tutti un grande abbraccio e l'inaugurazione di oggi è ovviamente un augurio alla sua guarigione. Il Parco degli Ausoni già negli anni passati ha fatto degli interventi su questo sito con Claudio Guerriero, grazie alla sua tenacia, e mi associo chiaramente all'augurio fatto da Mauro che presto possa tornare tra noi. Sono stati fatti degli interventi proprio perché è un sito di particolare e straordinaria bellezza. Questo Parco Avventura oggi non potrà fare altro che far conoscere veramente le bellezze naturali di questo sito, le bellezze dei Monti Ernici, e portare benefici sia sotto un profilo turistico e sia sotto un profilo ambientale con la valorizzazione del sito. E ecco, mi associo ai saluti che sono stati fatti fino a poco tempo fa, nel senso che ringrazio di cuore gli investitori, i ragazzi che hanno investito e realizzato un sogno, il sogno del Parco Avventura Vico. E va a loro veramente un ringraziamento grandissimo, e l'altro ringraziamento lo vorrei estendere alla Regione per tutte quelle problematiche che si sono create lungo il cammino nella persona dell'onorevole Buschini, e lo ringraziamo di cuore a nome di tutta l'amministrazione, ma un ringraziamento particolare di noi tutti, l'amministrazione, va al nostro sindaco Claudio Guerriero per una prontissima guarigione e per riaverlo al più presto tra noi, anche perché se noi oggi possiamo ammirare queste bellezze, e lo dobbiamo, e le nostre montagne stanno cambiando volto pian pianino, lo dobbiamo solo alle intuizioni, alla sua volontà di sfruttare quello che abbiamo noi a Vico, cioè le montagne e la natura, e quindi lui si è sempre battuto per questo, perché dice: noi dobbiamo sfruttare quello che abbiamo, le montagne, e oggi possiamo ammirare una bellezza rara,
in ciociaria e niente, ecco, ripeto, il ringraziamento va agli investitori perché hanno creduto in questo, ma al nostro grande sindaco per la sua volontà nel trasformare questi nostri posti che sono bellissimi. E dopo, ecco, vorrei aggiungere una cosa, che in fase di ultimazione una pista di mountain bike di 16 km è un anello che costeggia tutta l'Oasi e altri posti stupendi da visitare qui a Vico del Lazio. Grazie.